Vediamo ora da vicino le protagoniste della nostra torre campanaria, le campane di San Martino, che sono in ordine di età la più antica fino alla più recente. La più recente diciamo che è del 1770. Seguiamo questo prezioso schema per parlare delle singole campane. Vediamo al centro la 1, e la 2 che è relativamente più bassa di tonalità, la 3 che poi è anche la più antica, che risale ben al 1277 ed è molto acuta, è posta nell'angolo di sud-est. Si prosegue con la 4, esposta veramente ad est, che è del 1473 e quindi prima che il nostro Colombo partisse per le Americhe o per le Indie. Proseguono poi le campane, la numero 5, la numero 6, a completare la numero 7. I diametri diversi stanno ad indicare la loro diversa tonalità. Contravvenendo al divieto bilingue, mi armo del mio batacchio e, sollevandomi sulla punta delle estremità inferiori, toccherò la campana per farvi assaggiare il suo suono. Sempre contravvenendo al divieto, con il mio batacchio agito la campana. Il cui suono è sensibilmente più alto della precedente. Qualche parola va spesa per descrivere il lavoro del recente restauro. Sono state rinnovate le travi che sorreggono tutte le campane e sono nel perimetro e nella zona traversa. Ben 5 travi sorreggono il peso delle nostre campane. Ciò che non è stato possibile toccare in questa fase di restauro sono stati i ceppi in legno che raccordano la campana, il bronzo della campana, al perno di rotazione. Questo che sembra una cosa trascurabile e invece è molto pesante, in quanto in questo modo le campane non possono essere ruotate con la fune e con la leva ed è quindi eliminato il cosiddetto effetto Doppler. La campana interamente restaurata, compreso il suo ceppo, avrebbe consentito di essere suonata nel modo proprio, e cioè oscillandola con la leva di comando. In questo modo i suoi rintocchi sarebbero stati alternati e non uniformi. Mi spiego. Se la campana è più vicina a chi ascolta, l'effetto sonoro è più acuto, mentre quando la campana si allontana da chi ascolta, l'effetto sonoro è più basso. C'è quindi il caratteristico suono del ding dong. La differenza di frequenza è chiamata effetto Doppler. Attualmente anche esperti campanari sono costretti a fare i rintocchi tenendo ferma la campana e muovendo con una fune il relativo batacchio. In questo modo la ricchezza del suono
è impoverita dal fatto che la campana ferma non produce effetto Doppler.